Quella che riceviamo è una valla d'Italia pensata apposta per l'edilizia. Ha delle misure che variano pochissimo dall'una all'altra, è molto ben compatta, tanto che quando viene posata in opera nei muri quasi non ha bisogno di essere ulteriormente compressa. È tagliata a linee rette e insomma è un materiale molto buono da utilizzare. Quindi con questo prodotto qui noi siamo in grado di fare un edificio al 100% certificato e rispondente alla normativa. Ecco, l'altro ingrediente principale è la ferramenta, perché ovviamente una casa in paglia è costruita a secco, cioè non utilizza l'acqua, ma tutti i vari componenti sono legati tra loro o con elementi metallici, vabbè, a esclusione delle fondazioni che poi vedremo, e per cui non c'è contenuto di acqua in questo cantiere, è tutto a secco. Questo è il modulo base del muro. Vediamo che allora è fatto da una struttura in legno, quindi c'è un cordolo di base, le spalle, i montanti e l'architrave che è la chiusura in alto. Poi al centro ovviamente c'è tutto il tamponamento in balle di paglia e sia sul lato interno che sul lato esterno avremo la chiusura. La chiusura può variare molto, può essere semplice intonaco, quindi all'interno avremo un intonaco di argilla, all'esterno un intonaco di calce. Oppure, se il calcolo sismico lo prevede, è possibile che bisogna mettere dei pannelli di legno come controvento, cioè per evitare, per mantenere la resistenza strutturale della struttura anche in caso di sisma. E qui ci sono varie modalità costruttive e di caso in caso vengono studiate perché ogni progetto non è mai uguale all'altro. Scusa, bisogna dire a te, che tipo di legno si utilizza? C'è sempre uguale? No, può guarda. Essere o legno massiccio o legno lamellare. Legno lamellare o legno... E questo è l'ingegnere strutturista che lo determina nei suoi calcoli.